Si è svolta oggi Arco Eco Day, la giornata dedicata all'ambiente organizzata dall'amministrazione comunale, dedicata al tema dell'energia sostenibile e del risparmio energetico. Un'occasione per riflettere su come le varie attività quotidiane possano avere un peso più o meno importante in termini di impatto ambientale. Un programma ricco di stand, eventi e manifestazioni rivolte a bambini, famiglie e professionisti del settore. In mattinata si è svolto invece un corso di aggiornamento e formazione sul tema della progettazione integrata dell'involucro rivolto ad architetti, ingegneri, geometri e periti industriali. Ci chiamiamo Rotte Inverse e siamo comunque un'associazione ambientale, apolitica, ci occupiamo di piccole pratiche quotidiane che ognuno di noi può mettere, insomma, ognuno di noi può fare delle scelte nella vita più sostenibili, più ecologiche, per cercare in qualche modo di ridurre l'impatto ambientale che abbiamo su questo mondo. Fra le pratiche che possiamo mettere, che possiamo prendere l'abitudine di utilizzare in casa rispetto a ciò che facciamo di solito è ricominciare a usare il detersivo naturale, ovvero aceto e bicarbonato, oppure ricominciare a farci il pane a casa. In questo senso facciamo anche dei corsi di panificazione con la pasta madre all'interno della nostra associazione. E se no, evitare di acquistare il Tetra Pak o troppi alimenti confezionati, ma magari andare a cercarli sì, a chilometri zero dai contadini della zona, dalle persone che conosciamo, cercare di seguire un po' di più il passaparola, di conoscerci meglio, di scambiarci un po' le cose che ognuno sa fare. Arco Eco Day è l'edizione del 2016, è l'occasione per tornare sul territorio, in piazza, a parlare di ambiente e di ecologia. E quest'anno vogliamo parlare di energia in particolar modo, cioè di quello che facciamo tutti i giorni, che è consumare energia e purtroppo di conseguenza produrre CO2 e quindi aumentare il riscaldamento del pianeta. Per ridurre i consumi, per ridurre il riscaldamento del pianeta, dobbiamo impegnarci tutti. E oggi abbiamo voluto mostrare tanti modi per farlo. Abbiamo avuto la collaborazione molto forte degli artigiani, della grande multinazionale Saint-Gobain che produce materiali per l'edilizia, tutti letti nella chiave del comfort con risparmio energetico, ma abbiamo anche l'aiuto di gente che produce in forma biologica, che ci fa proposte di agricoltura sostenibile, che quindi inquina di meno, consuma meno energia e aiuta a rispettare il territorio e le associazioni che sono il cuore pulsante poi della volontà di rispettare l'ambiente anche da parte di persone che non lo fanno di professione ma che ci mettono tutta la passione del mondo e sono le nostre associazioni che danno la vita al territorio insieme con la comunità di Valle, con la Dolomiti Energia che produce energia per tutti e con la provincia e con il comune di Arco. Saint-Gobain è presente ad Arco nella giornata di Eco Day in collaborazione con Santoni e con Big Matt Carini Edilizia con il suo Habitat Track. L'Habitat Track, siamo all'interno dell'Habitat Track in questo momento, è il nostro showroom itinerante che porta in giro per l'Italia e quindi anche qui in Trentino le soluzioni per il costruire sostenibile. Soluzioni che servono per creare case che abbiano un basso impatto ambientale, quindi che inquinino poco, che consumino poco energia e soprattutto che permettano a tutte le persone che vivono all'interno di essere in un ambiente confortevole, dove si stia bene, non faccia troppo caldo, non faccia troppo freddo, e dove le persone siano protette dai rumori esterni e anche dall'inquinamento atmosferico. La comunità di Valle è presente in questa fiera, in questa giornata ecosostenibile, per presentare il proprio operato sul controllo e monitoraggio della zanzara tigre sul territorio della comunità. Quest'anno è un'annata per molti, si può definire diversa rispetto al 2015, che è stata decisamente peggiore. Siamo riusciti con il controllo del territorio settimanale a risparmiare prodotto perché era posticipato rispetto al ciclo del precedente anno, utilizzando dei preparati microbiologici che sono naturali e quindi rispettosi del, della
dell'ambiente e soprattutto dell'ambiente acquatico. Siamo dell'associazione Nettare per la promozione della cultura ecologica e qui abbiamo preparato un piccolo gioco che si chiama lo zaino ecologico, dove le persone fanno dei giochini, delle quiz e prendono delle penalità in forma di palloncini per avvicinarsi al problema del peso che hanno gli oggetti, peso sulla natura, quanto pesa la produzione, la gestione e il riciclaggio di un oggetto dell'ambiente.